Solennità di San Giovanni, Natività di San Giovanni Battista. Le parole di Giovanni arrivavano al cuore. Giovanni preparava la strada a Gesù senza prendere niente per sé. La gente lo cercava, lo seguiva perché le parole di Giovanni erano forti. Le sue parole arrivavano al cuore. Egli ha avuto forse la tentazione di credere che fosse importante, ma non è caduto. Quando infatti si avvicinarono i dottori della legge a chiedergli se fosse il Messia, Giovanni ha risposto: Sono voce, soltanto voce, ma sono venuto a preparare la strada al Signore. Ecco la prima vocazione del Battista, preparare il cuore del popolo all'incontro con il Signore. Ma chi è il Signore? E questa è la seconda vocazione di Giovanni. Discernere fra tanta gente buona chi fosse il Signore. E lo Spirito gli ha rivelato questo, e lui ha avuto il coraggio di dire: È questo è l'agnello di Dio, quello che toglie i peccati del mondo. La terza vocazione di Giovanni è diminuire. Da quel momento la sua vita incominciò ad abbassarsi, a diminuire perché crescesse il Signore, fino ad annientare se stesso. È stata questa la tappa più difficile di Giovanni, perché il Signore aveva uno stile che lui non aveva immaginato, a tal punto che nel carcere ha sofferto non solo il buio della cella, ma il buio del suo cuore. È stato assalito dei dubbi, tanto che chiede ai discepoli di andare da Gesù a domandargli: Ma sei tu davvero o dobbiamo aspettare un altro? È bello pensare alla vocazione del cristiano così. Un cristiano non annuncia se stesso, annuncia un altro. Prepara. Un cristiano non annuncia se stesso, annuncia un altro. Prepara il cammino a un altro, al Signore. Un cristiano deve sapere discernere, deve conoscere come discernere la verità da quello che sembra verità. E un cristiano deve essere un uomo che sappia abbassarsi perché il Signore cresca nel cuore e nell'anima degli altri. Papa Francesco, la meditazione mattutina del 24 giugno 2014. A lode di Dio.